Su quest'angolo meno celebre del lago di Como si è abbattuta la tragedia. Un uomo racconta: dal mattino passavano le nubi, ma quando nella notte la campana suonò a martello nessuno ha creduto. Il San Vincenzo non era nemmeno un torrente, era un rigagnolo dove giocavano i bambini, cantavano le lavandaie. Questa era l'osteria e vicino c'era l'officina del fabbro, quella dei Baruffaldi. Ne sono morti 11. Era come se una montagna d'acqua crollasse giù, un'acqua che travolgeva i macigni e ha demolito 15 case. Gli uomini, le donne e i bambini deve averli portati via prima che potessero dire amen. Li ha sepolti nel fango, li ha coperti di sassi. 26 gli scomparsi. Ed era il tempo delle ferie d'estate.